e siamo con l'insegnante Minea De Mattia. Salve. Allora, vabbè, lei è famosa allora qua. Grazie. Dopo questa esibizione, grazie. Dopo questi riconoscimenti, finalmente anche noi abbiamo conosciuto delle ragazze, delle signorine, sì, che solo guardando i loro occhi... Grazie. Traspare proprio la tanta voglia di fare bella figura, sì, nei tanto suoi confronti, impegno, ma anche di competere, di rappresentare, sì, il, sì, vostro, sì, gruppo. Sì, no? Sono state... Ci parla della sua attività. Allora, la mia attività nasce con le ragazze, ragazze e ragazzi che vogliono fare danza. È nato tutto con un piccolo gruppetto, erano 32 bambine e siamo arrivati adesso a toccarne quasi 100 di allievi. In questi anni abbiamo fatto tante cose, sono cresciute, hanno studiato tanto, abbiamo studiato tanti stili, hanno avuto anche altri maestri stage, abbiamo organizzato stage con maestri internazionali che sono venuti proprio qui alla Ferratella per farle crescere, e in questi anni abbiamo vinto tante gare e piano piano, quindi questo le ha fortificate, ha fortificato tutto il gruppo e abbiamo sempre preteso di più fino ad arrivare ai campionati italiani della Federazione della Danza Sportiva del CONI a Rimini, e sono 2 anni che portiamo a casa tante medaglie in più discipline. Belle soddisfazioni, chiaramente merito delle ragazze, ma anche lo staff deve essere, e lei in particolare, deve avere un know-how, insomma, di tutto rispetto, no? Diciamo che... Qual è la sua storia? La mia storiella è che principalmente, avendo sofferto tanto io in questo mondo, non avendo mai avuto un reale aiuto da parte poi alla fine di anche il mondo circostante dell'arte, perché è molto complesso come mondo, molto difficile, molta competizione, e mi è mancata una guida, e quindi questo ha fatto sì che nel momento in cui sono passata dall'altra parte ho detto no, io non voglio comportarmi come loro, voglio essere diversa, e quindi ho cercato di essere una guida per loro e di portarle anche a crescere, a diventare delle ballerine come già sono, 2 o 3 già ballano adesso in situazioni professionali. Seguirle anche fuori dall'allenamento, sì, eh? Seguita soprattutto anche fuori, la danza non finisce, la lezione non finisce là. Io sono la loro seconda mamma, quindi la loro confidente, la migliore amica. A me vengono a dire cose che magari non direbbero mai a nessuno, o meglio ancora, prima che me lo dicono loro, in realtà lo capisco io, quindi è quella la cosa, secondo me. Cioè, io già so quello che fanno, quello che hanno vissuto nel momento in cui entrano dentro la sala e ballano. Io già mi rendo conto se stanno bene, stanno male, se hanno avuto una giornata sì, una giornata no. Mi rendo conto di tutto. Poi loro ridono perché poi lo sanno che è così, quindi... Quindi questi fondamentali, che sono già difficili di per sé, poi metterli insieme, muoversi in sincronia è una cosa molto complessa, sì, no? Ripetizioni su ripetizioni, tanto, sì, tanto affiatamento, sì, e anche avere... essere molto amici. Sì, diciamo che tutte le ragazze che ballano qua sono principalmente amiche anche fuori, escono fuori, fanno lo stesso gruppo che danza, lo stesso gruppo che poi sta fuori a cena fuori la sera, e sono migliori amiche poi, e questo poi si vede quando ballano. È ovvio che ci deve essere un'armonia e soprattutto bisogna essere bravi a non creare competitività all'interno dello stesso gruppo, questa è la cosa importante. Molti insegnanti sbagliano qua, creano proprio la competitività all'interno dello stesso gruppo, e questo è sbagliato. Ognuno, io do le possibilità a tutti, poi sta la singola persona conquistarselo. Io sono uguale con tutti, poi se uno si allena di più è ovvio che migliora, però può essere anche meno dotato, ma non significa che non allenandosi non può raggiungere dei grandi risultati. La dote fisica non è tutto, è una parte, quella più importante è questo muscolo. Questi messaggi ovviamente che noi vi stiamo dando in una festa qui alla Ferratella Sporting Club, dove abbiamo conosciuto questa sezione sportiva così importante, così competitiva, a noi fa piacere perché piacere anche a me. Abbiamo conosciuta e soprattutto conosciuto le sue ragazze, alle quali dedicheremo il servizio che poi lei avrà modo di vedere, e portiamo il suo sguardo, va bene? Il Grazie. Suo sguardo lo portiamo come esempio. Grazie. Un insegnante che ci ha detto delle cose veramente molto importanti. Creare un equilibrio in un gruppo di ragazze nella fase poi adolescenziale, sì, è una cosa davvero molto complessa. Vedo che lei ci sta riuscendo. Sì, ci vuole amore, basta. Amore e rispetto di ogni singolarità, cioè ogni ragazza è diversa dall'altra, non bisogna trattarle tutte nella stessa maniera. I genitori.
Oddio. Lasciamo per la bandiera la prossima volta. Domanda di diciamo che è più difficile quella parte là, quelli sì sono più difficili. Ne parliamo la prossima volta. Adesso ci salutiamo con questo sorriso e viva i genitori. Oh, la prossima volta parleremo non di tutti, voi. Però, eh. Parleremo di voi. Non tutti. Congratulazioni, veramente. Grazie. Ferradella Sporting Club, la sezione, grazie. Come si chiama la sezione? Si chiama la danza, la tana dei cigni. Questo è la dei cigni. Sì, perché noi siamo come la tana, siamo una tana che combatte, però siamo cigni dentro e fuori. Arrivederci dalla Ferradella. Ciao.